Ciao ragazze, vi giro questo video subito dopo quello sui rossetti Dessert alle Vredine Neve Cosmetics. Questo per mostrarvi le mie matite labbra. Io ho tre matite labbra più Perfettina, la matita per il contorno labbra di Neve Cosmetics. Devo dire che le matite labbra sono ottime, almeno quelle che possiedo io, sono molto morbide e confortevoli, anche se non applicate il rossetto subito sopra, non sento le labbra particolarmente secche, perlomeno non con tutti i colori. Ora vi faccio vedere. Io possiedo la pastello Ballerina Pink, la numero 202, che è il dupe di Panna Cotta, quindi va in combo. Ve la mostro infatti subito al di sotto. Come potete vedere, i due colori sono davvero identici. Con questa sotto, Panna Cotta dura tantissimo. Poi ho la numero 207, Fenicottero Fucsia, che è il dupe di Mousse Framboise. Questa è molto più morbida rispetto a Panna Cotta, è proprio morbidissima, posso metterla anche senza il rossetto sopra. Come potete vedere è identica anche questa al rispettivo rossetto, sotto la matita e sopra il rossetto. Ho poi preso da sola, mi è stata consigliata in negozio da Thierry, la pastello sfilata Amaranth 212. Devo dire che è stupenda. Io sono mora con gli occhi scuri, la carnagione è abbastanza chiara, e mi dona tantissimo. Ci stendo sopra giusto un po' di lucida labbra ed è perfetta. È bellissima. Infatti, se mi facessero il rispettivo rossetto lo comprerei subito. Però dei dessert alle presi sono fermati a 8, non si capisce perché. Ecco qua, molto molto bella, è un bordeaux praticamente. Per quanto riguarda Perfettina per me risulta, diciamo che se non la sfumo si vede. Sul contorno labbra si vede, però ce la metto, la sfumo un pochino e mi illumina l'arco di Cupido e il contorno, quindi poi la vado a sfumare. Ecco, è estremamente morbida e confortevole. Non so addirittura se la vedete. Eccola lì. Sì. Purtroppo la messa a fuoco è manuale, quindi eccola lì. Ecco qua. Questi sono i miei prodotti labbra di Neve Cosmetics. Come sapete, il prezzo è di 4 euro, non mi ricordo se 80 o 90. Sono ottime secondo me. La lunghezza varia perché se è ancora dell'edizione vecchia è più corta, se è dell'edizione nuova invece la matita risulta più lunga. Non ho capito perché non hanno prima eliminato tutto dal magazzino e poi messo quelle nuove, però la politica di Neve ultimamente mi delude un pochino e quindi aspetto novità sostanziose, diciamo, per rifare un ordine, in quanto vorrei finire i dessert alle vre e le pastello labbra. Ve li consiglio comunque questi prodotti perché sono veramente veramente ottimi. Sono fantastici, lasciano le labbra idratate, sono molto molto pigmentate e le matite labbra sono durature sulle labbra, durano veramente tantissimo e in combo col rispettivo rossetto sono fantastiche. Poi so che si possono fare anche abbinamenti diversi di colore, ad esempio c'è chi mette il rosso sotto fenicottero oppure sopra sfilata viene messo un altro colore anche se non è il suo e si creano degli effetti del tutto differenti. Per oggi è tutto, ciao!